Tranquilli amici, dopo la pandemia, il passaggio ravvicinato di asteroidi o comete, viste come portatrici di sventure, superlune ed eclissi lunari, tutti eventi susseguitisi in questi primi sei mesi del 2020, il peggio oramai sembra dover ancora arrivare. Il 21 giugno prossimo, infatti, potrebbe verificarsi la fine del mondo, in concomitanza proprio con un'eclissi solare, visibile solo parzialmente nel centro-sud Italia. Sì, hai capito bene, la fine del mondo. Lo rivelerebbe il calendario Maya. Sì, sempre quello che diceva che la fine del mondo sarebbe stata il 21 dicembre 2012. I Maya in realtà non si sarebbero sbagliati. A sbagliarsi sarebbero stati, invece, gli studiosi che, interpretando tale calendario, hanno tratto la conclusione che la fatidica data di distruzioni, catastrofi e sventure sarebbe caduta esattamente il 21 dicembre di 8 anni fa. In realtà, ad una nuova lettura ed interpretazione del calendario dell'antico popolo, la data, quella corretta, sarebbe proprio il 21 giugno 2020. Per la precisione, più che un'inesattezza dell'interpretazione del calendario Maya, l'errore sarebbe dovuto al caos creatosi dal cambio tra calendario giuliano e gregoriano. Secondo lo scienziato Paolo Tagalogen, non so se si pronuncia esattamente così, secondo il calendario giuliano saremmo adesso nel 2012. Lo scienziato avrebbe pure twittato tali conclusioni. Tweet che poi sono stati eliminati. Se la data della fine del mondo rimane per molti ancora un mistero, i misteri ed i lati poco chiari in questa storia sulla nuova data della fine del mondo sono molti. A partire dai post cancellati su Twitter alla reale identità di Tagalogen, ai vari articoli apparsi sul web in alcune testate e poi cancellati, ai giornali che citano fonti e testi che però risultano non più consultabili. Insomma, questa nuova data della fine del mondo rimane un mistero che si amplifica sempre più, appassionando soprattutto gli appassionati dei misteri. Per scoprire la verità, non dovremmo fare altro che attendere ancora qualche giorno. Il 21 giugno 2020 ne sapremo di più. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Ti lascio in descrizione alcuni link interessanti ai miei video precedenti riguardanti la fine del mondo, le profezie, i Maya, Nibiru, Ison ed altri argomenti simili. Un saluto da Fine del Mondo da Lucoral.